Buongiorno, oggi giornata commissioni, dovremmo riuscire a farle tutte. Commercialista, agenzia, posta, dentista. Dobbiamo andare a prendere le nuove scarpe antinfortunistiche. Dovremmo riuscire anche a passare da Vicky. Ho dimenticato qualcosa, Mare? Mentre sei lì intento, stai giocando? Scommetto. Ah, nel frattempo sono le 8, ne siamo sveglie già da un'ora e qualcosa, abbiamo già fatto colazione, insomma, adesso dobbiamo solo farci venire la voglia di prepararci. Stanno dicendo, ho segnato tutto, amore, sì, è vero. Questa è la voglia che abbiamo di alzarci. Stai guardando Mina e Shiva. Guardate cosa stiamo guardando. Chi di voi lo guardava? Chi se lo ricorda? Mamma mia, lo guardavo sempre. Però adesso faccio come quelle che danno il buon esempio. E si iniziano ad alzare. Inizio ad andarmi a lavare io. In modo di riuscire ad uscire per le 9. Non la vedo molto convinta. Allora, uno, due, tre, via. Sono tutta rotta. E cioè, quando mi alzo io sembro un orso al mattino. È tutto un aia, uia, ia, ah. Ok. Vado in doccia. A dopo. Devo farvi vedere che giornata meravigliosa, c'è ancora neve su in montagna. Oggi è proprio una bellissima giornata. E ultimamente sta andando sempre così, nel senso che quando siamo liberi andiamo da qualche parte, è nuvoloso, oggi che invece dobbiamo fare commissioni, giustamente, tempo bellissimo. Allora, noi abbiamo già fatto dentista, il che ci ha portato via tanto tempo. Siamo già andate a ritirare un documento per andare poi a fare il 7:30, siamo già passate in ufficio, adesso dobbiamo andare a prenotare per il 7:30. Poi ci rimane solo più che andare in posta, ricordarmi dov'è la macchina. Però allora adesso andiamo a prenotare 7:30, poi dobbiamo andare in posta e poi dire che per questa No, mattina sì, ma io sì perché è tutto abbiamo chiuso. finito, perché poi oggi pomeriggio devo andarmi a comprare una camicetta bianca, perché è quella che ho troppo scollata per andare al lavoro, per il nuovo lavoro. E le scarpe? E le scarpe? Le scarpe Antinfortunistiche. antinfortunistiche, perché al Carrefour, insomma, la ditta vuole che io abbia le scarpe, anche se uno dice devi fare la promoter. Aspettate che metto la cintura. Anche se uno dice devi fare la promoter, però insomma le vogliono, quindi devo andarmela a prendere. E poi direi che abbiamo praticamente fatto tutto, poi c'è tutto da fare a casa, più che altro. No, questa giornata non si sta a Qua casa. questa giornata non si sta a casa, i camici di mille li stireremo questa Stasera. sera. E anche per il 7:30 siamo a posto. Pensavo che dicevi dove siamo E dove, lunedì. siamo? Indovinate un po'. Solo che questa volta Isa e Laura ci hanno baccato, non riescono, anche loro sono in giro per fare commissioni, fanno tardi. E noi oggi pomeriggio dobbiamo andare a finire le commissioni, quindi oggi pranzo senza le socie, oggi pranzo senza soci. E si mangia, ma perché si mangia sempre? Ma secondo me è proprio una cosa di noi italiani, non so se tutti, secondo me siamo proprio noi italiani, che ci alziamo al mattino, cosa facciamo a pranzo? Neanche finiamo di far pranzo, cosa facciamo a cena? No, quando finisci colazione Cosa pensi già al finisci? Sì, pranzo. cioè, però E meno alla mia nonna, mia merenda? Merenda mamma, non ne facciamo mia mai. cognata, chi sento sento, cosa facciamo a pranzo? Cosa fate a cena? Cosa avete mangiato? Io oggi risotto, gamberetti E e salmone? zucchine. E salmone Sì, anche? Wow. tutti e tre. Vedi perché è rosa? Ma è rosa per il pomodoro. No, c'è anche il No? salmone. Non ci avevo fatto caso. No, Cioè, mi ero dimenticata perché questo non hai piccolo sentito. particolare, vero? No. Perché ero qui che stavo segnando tutto. L'agenda dietro e non sapendo utilizzare le note, il calendario del telefono, non imparerò mai. Come sono arrivata da Vicky, ho chiesto subito carta e penna, che sono andata a segnarmi tutte le, insomma, tutte le cose che devo ancora fare. Devo spedire ancora un po' di mail, un po' di documenti.
E poi c'è l'agenzia che continua a chiamarmi a darmi date su date per le promozioni. Boh, devo dire che sono partita proprio alla grande e sono proprio contenta. Pranzo finito. Io ho mangiato come... In piemontese si dice come un crin. Un? Crin. Maialino. Come una maialina. Milano ho preso solo il secondo. Io primo, secondo e contorno, ovviamente. Poi se non è E allora... Però fino alla lì, o la prendiamo più tardi? Dopo, sì. Adesso passiamo un attimo da Laura, il caffè lo prendiamo da lei visto che non sono riuscita a venire e poi continuiamo le commissioni. Nervosa, ecco che oggi proprio che è una giornata bellissima, c'è un sole, si sta proprio bene, noi siamo bloccate qua. Ma quando... Guarda che però si sta gustando. Ah vero, si sta un po'... Ah, quando potevamo andare al lago. Caffè preso? Già fatto, già bevuto. Già fatto, già bevuto. Già bevuto, cioè, sono cotta di sonno. Adesso sapete quella fase dove mangi tanto e per ti un viene... attimo sembravi giurato, a trafogo, buongiorno. E boh, adesso siamo in giardino, perché tra l'altro abbiamo fatto tutto talmente presto che dobbiamo aspettare che si facciano le 3 che aprono gli uffici e gli altri negozi per finire le commissioni. Quindi è sbucato questo raggio di sole, abbiamo detto molto mettiamoci... Caldo. Molto, è caldo, eh? Mille già Mille nella fase in contemplazione, si sta già abbronzando. Sì, c'è già il naso rosso, eh? Quello ce l'ho di natura. È la natura dei valdostani. Il nasino rosso. Stavamo guardando che ora di dobbiamo dare sì. L'impregnante alle... al legno. Ah. Se lei ha, se già perché stavamo già da levigare, si fa prima. Sai, metti gli scheti, levighi in 3 secondi. Ah, sì. Perché sta praticamente, cioè, ci rimangono tutti i cosi attaccati lì. Dobbiamo anche attrezzarci. E poi Isa si è proposta per aprire lei gli ombrelloni che sono chiusi dall'anno scorso, vero? Sì, domani io mi sono proposta, ma non vuole, nessuno vuole. Io è zannata da uno sciame di api. Domani prendo, vado a guardare i cosi. Perché praticamente ci siamo resi conto che ci sono le api, sia di qua. Beh, soprattutto in quello che di là. Qua. Ah sì, e soprattutto in questo. Quello lì neanche l'anno scorso è stato aperto. È vero. Quello lì già l'anno scorso non l'avevamo aperto. Avevamo aperto guarda, solo guarda questi che due. Guarda cercando di entrare. Guarda come entrano. È pieno quello, Laura. So. Che cosa, no? No, gli specchi che guarda. Usiamo anche noi. Questi. Guarda. Sono vanno? Esercizzati. Allora mi vanno. Ok, ragazzi, ho evitato di andare a spendere soldi per i pantaloni sì, la... e la camicia giochi. Bianca per no, il lavoro. Sono tutti appiccicati. Così me li ha dati Laura, qua sono già soldi risparmiati, ma adesso se me li lascia il sole si sbiadiscono. Con che non c'ho l'asma? Ok, e anche la scansione dei documenti l'ho fatta, mi sa che è il caso che inizi a comprarmi una stampante, cioè tipo un anno che lo dico, ma non la compro perché tanto dico, tanto la utilizzo poco e invece puntualmente mi ritrovo a pagare perché devo andare in copisteria a fare le cose. A quest'ora ti eri comprata la stampante? Sì, a quest'ora mi sa che mi ero comprata la stampante davvero, così adesso andiamo in un bar. Sì, io devo dire 2 cose. Vai. La prima, non capisco perché c'è gente in canottiera e io col piumino. E io col pile? Sì. Comunque dobbiamo comprare qualcosa di più leggero. E la seconda è che comunque non mi salutate mai nei video, tranne qualcuna che saluta. Io vi vedo su YouTube, ma voi non vedete me. È vero, eh? Non mi salutano mai. Perché non salutate mai, Isa? Perché non mi salutate? No, però in molte scrivono ciao ragazze, cioè, ma tu vuoi proprio saluto, sì, ciao voglio Isa? Saluto. Ah, ok, ciao saluto. Isa, ok? Dai, caffè? Caffè, adesso caffè. Andiamo a prenderci il caffè così io, mentre aspettiamo Mile e Laura, che loro sono ancora dal commercialista, ci siamo... Sì, infatti, che non ci investano. Praticamente abbiamo fatto che dividerci con Mile, così abbiamo recuperato tempo. Questo ci fa passare? Sì, sì. Okay. Per scontato. Così recuperiamo tempo, poi ci manca solo più che andare a comprare le scarpe antinfortunistiche perché con la camicia e i pantaloni mi è andata bene perché me li ha dati Laura. Pausa merenda, Mile ha preso la macedonia congelato alla fior di latte. Ehi. Idem Laura, solo che lei ha preso la pallina, la stracciatella, tu Isa? Coppetta, cioccolato fondente e cioccolato normale. Wow! Ed io invece il mio solito immancabile toast. Sono bastian contrario. Bastian contrario, sì, io non sono da dolce. Tra il dolce e il salato, io il salato. Buona merenda!
Commissioni finite, non siamo solo riuscite a prendere le scarpe, non ce l'abbiamo fatta, nel senso che dobbiamo tornare domani. Adesso saltino al supermercato e nel frattempo siamo passate un attimo a casa, tanto è presto, perché allora abbiamo deciso di prendere il kebab. Io avevo proprio voglia di kebab, che lo mangio tipo una volta ogni 3 anni e mezzo, nel senso che questa sarà la seconda volta che lo mangio da quando sto con Mille. Stasera mi è proprio venuta voglia, da oggi pomeriggio che dico kebab, kebab, voglia di kebab. Allora siamo andate prima al supermercato a prendere giusto l'insalata per Mille, perché l'insalata non c'era. Siamo venute a casa a prendere, vediamo adesso Mille se vuole mangiarsi, boh, vediamo lei cosa decide di mangiare, perché tanto mangiamo sotto da Laura, così Mille mangia quello che vuole mangiare, noi ci andiamo a prendere il kebab. E nel frattempo ho detto vado a casa perché devo stare così, se no sono buia. Devo assolutissimamente togliermi queste lenti a contatto che ce l'ho da questa mattina. E dopo un po' proprio non ce la faccio, proprio gli occhi che li sento secchi. E così con la scusa faccio che cambiarmi, mi metto con la tuta, tanto saremo appunto da Laura, almeno sono già bella comoda per spaparanzarmi dopo sul divano. No, vabbè, meno male che è presto, abbiamo dimenticato i camici, quindi... Tanto comunque sì, è presto, faccio in tempo, Mila ha subito acceso la stirella come le è venuto in mente. E adesso boh, vado a stirare i camici, sono Mille senza camici per domani. Cioè i camici, stiro un camice, giusto il camice per domani. E mentre c'ero ho fatto che finire di stirare, che c'erano altre 2 o 3 cosette e abbiamo anche attaccato. Perché io ringiovanisco, metto i brufoli della giovinezza. E abbiamo anche attaccato la lavatrice con le cose bianche, tanto il lavaggio dura un paio d'ore. Non ho mai visto quanto dura un'ora, boh, sì, non lo so. No. Ma adesso cosa fai? Uscire il mio? Cosa ti sei messa addosso? Il dentifricio per i brufoli, perché queste sono tutte le fragole che ho mangiato. Ah. Adesso inizierò con l'uva. Sì, una cosa per uno non fa male a nessuno. E io non so se avete notato o non avete notato il mio collo com'è diventato. Guardate che senso che fa, la pelle è proprio cadente. Insomma, vabbè, pian piano il mio corpo sta trovando il suo equilibrio. Questi sono ancora proprio i postumi lavorativi e il medico mi ha detto che è normale che molte cose escano dopo e sfoghino dopo. Anche le mani ormai sono quasi guarite, dov'è? Comunque sia, però le mani invece torneranno, indipendentemente da io cosa tocchi o non tocchi. Quando si avvicina la primavera, quando si avvicina l'estate, il grado dell'allergia, che tra l'altro grazie a voi, ecco, io non mi ricordo mai i nomi, cioè volevo davvero ringraziare la ragazza, anzi le due ragazze che mi hanno indirizzato, e ho scoperto proprio delle cose che neanche sapevo, e quindi volevo appunto ringraziarle se in questo momento stanno guardando il video. E quindi sì, confermo che ho la SNAS, e invece quella cosa che ho alle mani dovrebbe chiamarsi, che quella non mi ricordo, disidrosi, sinidrosi, qualcosa del genere, che sono proprio queste bollicine che si creano nelle mani e poi si vanno a spaccare, vanno a scoppiarsi, creando questa sensazione di bruciore fortissimo, che ve lo dico a fare, e prurito, e insomma ormai delle mie allergie lo sapete, però era già da 2 o 3 video che non mi lamentavo più, quindi dovevo farlo adesso. È ora che noi si deve andare via, e non so se sentite il rumore di sottofondo. Chiude bene il frigo, fa ghiaccio, c'era il pollo che toccava fuori, guarda. Quando non si chiude bene, così fa ghiaccio. Come spaccare il freezer? Amore, c'è il cosino apposta di plastica. Dove? Là nel cassetto delle posate. Vabbè, ormai è già fatto. C'era proprio il cosino apposta gratta ghiaccio. Ma non si chiudeva bene? No,
guarda, c'è uno strato di ghiaccio qui che era enorme. E no, c'era il polo che toccava, eh. Non fa tutto sto ghiaccio quando non si chiude. Evidentemente non c'era il freezer chiuso bene. Chi fa da mangiare? E non è che perché io faccio da mangiare devo per forza averlo aperto io il freezer, eh? Sicuramente non tocco il freezer. E lo sai benissimo anche tu. E in tutto ciò la cosa bella è che abbiamo detto a Laura 5 minuti e arriviamo. Tolgo e non puzza. Stavamo parlando per concludere il video, più che altro perché mi sta scaricando la batteria. Ma poi puzzano i piedi. Stavamo parlando della puzza dei piedi, dell'odore dei piedi. E allora, Laura li hanno usati a Isa. Isa poi li hanno usati a Laura, gli ha detto che gli puzzano di aceto. Allora poi io gli ho aceto. Sì, di aceto ha detto. Allora poi io li ho annusati a Mile, gli ho detto che puzzecchiano, ma neanche più di tanto, un pochettino. Allora poi Mile ha annusato i miei e mi ha detto che non puzzano. E allora si parlava di puzza di piedi. E stavamo discutendo del fatto che... avete un telecomando? Riesci a abbassare un po'? Ce l'ho io. E stavamo discutendo sul fatto che... A volte sono le scarpe. Ah, che a volte appunto sono le... Però è buio, ci vedete? Sì, ci vedete lo stesso, ragazze. Che a volte sono le scarpe. Allora appunto stavo raccontando del fatto che avevo comprato un paio di scarpe e un paio di mocassini, le ho messe un giorno, la mattina dopo scendo erano, sapete la scarpiera che ho sotto entrando in casa, la mattina dopo scendo, boh, non c'erano più. Qualcuno... Guardate se c'era della fontina marcia. Cioè, Mila è scesa, le ha buttate. Scendo, io no. Sono rimasta completamente senza scarpe. Laura, cosa stai facendo? Non si poteva ti stare. Ti sta mandando a te degli screenshot. Sta mandando le foto di quando eri magra. Di quando ero magra? Ragazze, mi hanno detto che sono ingrassata tanto. Sì, ma di cosa ti sei mangiata no, oggi? Gliel'ho detto che abbiamo preso il... Gliel'ho detto che abbiamo preso il kebab. Il kebab. No, ma aspetta un attimo. No, faglielo vedere, no. Babbo, allora. Ok, no, alla fine pensavo che Rex è che... Ah, vabbè, ormai è andata via. C'era la foto di Peppa Pig. Però io invece ho trovato la mia foto. Ragazze, volete vedere la mia foto? Dopo 10 anni legata in cantina. Dopo 10 anni legata in cantina, pare acqua. Con un bicchiere. Io diventerò così. Dov'è? Si vede, ecco. Ragazze, no, questo ero io, eh. Sì. Questo è il mio fisico. Vedi che c'è una bionda lì? Perché, amore, prima di conoscere... Voi non sapete che io, prima di conoscere Mile, ero bionda, avevo i capelli lisci, lunghi, ed ero così. Comunque sia, non mi sta tanto... Ti avrei sposato subito se eri così. Vabbè, no, dai, sto scherzando, è una battuta... Sì, con sti capelli. Tra l'altro mi hanno scritto nei commenti che ho dei capelli che non hanno un senso. Ci sono rimasto malissimo. Non fa niente. Non fa niente, va bene, detto ciò, non sappiamo cosa stiamo dicendo, ognuno si fa gli affari suoi, la nostra serata continua, adesso un bel film Netflix, noi vi salutiamo qui. Cerchiamo qualcosa con i piedi. Qualcosa, cercheremo un film con i piedi, un film che parla come di puzza di piedi. No, come si fa a non far puzzare i piedi? Come si fa a non far, con il bicarbonato, il bicarbonato sì, assorbe. Ma gli piedi viene perché dipende dalle scarpe. A me gli scarponi del lavoro dopo un po' mi puzzano. No, ci sono delle però no, ci sono delle scarpe che sono sì. Impressionanti. Raccontateci anche voi se vi puzzano i piedi, potrebbe essere un argomento interessante per i prossimi infatti video. Infatti usare i mogli e i mariti. Hai fatto a usare i piedi i vostri compagni o le vostre compagne? E poi filmatevi la reazione. E poi filmatevi la vediamo chi sviene prima. E va bene ragazze, dopo queste scemenze speriamo di avervi strappato un sorriso e noi ci vediamo presto. Ciao. 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 Laura saluta. Maleducata Laura. Ma che maleducata, che amiche maleducate che ho. No, Isa saluta. Ciao. Ciao. La lavatrice ha finito. Non credo abbia finito da molto. Io stendo. La Mile di là che sta preparando le cose per la colazione di domani. Ed io vi auguro una buona notte. Cosa amore? No amore, stavo parlando con la telecamera. Vuoi venire a dare una buonanotte?
Dove sei? Ancora si sta spegnendo, si sta scaricando la batteria. Vieni a dare la buonanotte alle ragazze. Così cosa fa? Mi sta mangiando anche la Kinder Barretta. E poi c'è ancora tutto lì che si detersiva il dentifricio nel sopra il naso. Finisco io? No, buonanotte, ciao!